piacere di conoscervi, sono Marco Ramazzotti, insegno archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente Antico alla Sapienza Università di Roma presso il Dipartimento di Scienze delle Antichità. Oggi sono onorato e contento di poter partecipare a questa HC coordinata dalla collega Irene Viaggio sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e archeologia. La relazione tra questi due mondi disciplinari è qualcosa che si sta affermando di recente nel modo di ragionare degli archeologi e degli storici. Si tratta di utilizzare dei metodi computazionali che possano analizzare i contesti del passato. Contesti di figure, di immagini, contesti di dati testuali e contesti di documenti archeologici di vario genere che, codificati in matrici alfanumetriche numeriche, possono essere elaborati e simulati e in qualche modo esplorati per nuovo volume di informazioni che possono di fatto esprimere. Quello che faremo sarà un viaggio, una specie di creazione di un tunnel spazio-temporale nel quale cercheremo di unire quello che è l'ultima, all'avanguardia della tecnologia, che è appunto le intelligenze artificiali e le reti neurali, con una realtà che sembra lontanissima nel tempo e soprattutto a livello di metodologia, che è quella dell'archeologia, in maniera tale da poterci dare delle informazioni che sono informazioni che i modelli, diciamo così, statistici, eccetera, non sono in grado di poterci dare. Quello che fa una rete neurale rispetto a quello che fa qualunque altro sistema non esperto è quello di poter fornire delle informazioni che rimangono in qualche modo quasi nascoste e riuscire, questo sì, come un vero archeologo, a tirare fuori dalle sabbie del passato delle informazioni che molto probabilmente rimarrebbero lì sepolte e non avrebbero modo di poter comunicare, di poter parlare con noi. Quello che facciamo è quello di trovare una via di comunicazione, un modo per decrittare linguaggi, non solo linguaggi figurativi, linguaggi scritti, perché si parla anche di scrittura, e di trovare un sistema di codifica che ci possa portare questi linguaggi a noi e portare tutte le conoscenze che naturalmente questi linguaggi sono in grado di poterci donare.